Vabbè, ma non c'è più nulla da dire relativamente alla raccolta differenziata, che il Presidente, il Dottor Pasta, ha spiegato in modo eccellente gli obiettivi nostri, come sono, come bisogna realizzare, come bisogna farli, insomma. E niente, noi cerchiamo, mi è piaciuto il passaggio della produzione Arcella, che ha fatto sulla protezione civile, ha sottolineato il grande impegno che sta facendo la protezione civile. Avete visto a Casoria le transenne, abbiamo transennato un po' delle parti, insomma, di Casoria, le strade dove prima erano toccati i contenitori, e la gente è ancora abituata a tutta la spazzatura dove prima c'erano i contenitori, sulle zone partita, sulle zone non raccolta. Insomma, niente, abbiamo un buon lavoro, non c'è più nulla di aggiungere. Prima di far chiudere al sindaco questa riunione, come giustamente ci citava l'ingegnere Arcella, a un confronto democratico e alle domande che organizzava, i ragazzi che vogliono fare domande basta che si prenotino, che me lo segno. Poi volevo ricordare agli amici del coordinamento del lavoro che il sindaco mi informava che a breve sarà organizzato un tavolo di concertazione con le tre sigle sindacali della triplice CGL, CISL e UIL, con più UGL e con la partecipazione della USB di Casoria, con i loro rappresentanti datori, in questo caso il nomino Gennaro Dire e Andrino Cioffi, che mi hanno prima detto che avevano piacere di intervenire anche loro sulla raccolta differenziata. Adesso la prima domanda la pone Imma Castellone di Casoria 2, poi se gli altri bisogna prenotare, siamo a disposizione. Vai, aspetto il termine. Sì. San Benigni, buongiorno. Abbiamo appreso dai dati diffusi nel manuale che c'è stato appena distribuito che è in corso un programma di informazione e sensibilizzazione dedicato agli alunni delle scuole elementari e medie. Quanto è stata ed è fattiva la collaborazione di tutti gli istituti scolastici nell'ambito di questa campagna di informatizzazione? Possiamo dire che è stata positiva? E se sì, in che termini? Grazie. Sicuramente è stata positiva. È fondamentale coinvolgere gli alunni delle scuole, cioè la differenziata va insegnata proprio loro e sono loro che dovranno poi insegnare, portarla nelle proprie famiglie. Quindi è stata fondamentale e sarà ancora fondamentale per il raggiungimento del 50%. Cioè è impensabile porci l'obiettivo del 50% senza coinvolgere tutte le scuole presenti sul territorio. Ci aspettiamo che i bambini, una volta appresi i metodi di differenziazione, e li portino nelle loro famiglie, che invitino un genitore a farlo, che invitino un parente a farlo, gli anziani possono supportare gli anziani a fare la differenziata. Per cui io ritengo che è stata fondamentale e sia tuttora fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo proposti. Grazie.